37% degli italiani è positivamente interessato all'uso dell'intelligenza artificiale nei diversi ambiti, mentre il 21% esprime paura e diffidenza, è quanto è emerso dal quarto rapporto Ital Communication ISFA sull'intelligenza artificiale in Italia. Ci restituisce una fotografia di italiani che sono consapevoli, formati anche se in modo autonomo, da autodidatti, ma comunque consapevoli che è una tecnologia che avrà un impatto molto importante nel mondo del lavoro, nella sanità, nella pubblica amministrazione. Cosa ci chiedono gli italiani con questo rapporto? Ci chiedono un maggiore impegno, un impegno anche tecnologico, non soltanto di ricerca ma anche pratico, per cercare di risolvere un po' il gap che c'è tra l'Italia, l'Europa e il resto del mondo sull'argomento. Hanno sicuramente anche timore di queste nuove tecnologie, ma è un timore comunque misurato e che porta a una sorta di fiducia sia dell'Italia che dell'Europa, che con le nuove norme e nuove strategie può aiutare comunque questa transizione che a mio avviso deve essere sempre con l'uomo al centro e con un'etica quando si trattano tecnologie così invasive e pervasive e che possono avere un impatto così forte nella nostra comunità. Il tema dell'intelligenza artificiale è strettamente connesso al tema della disinformazione e l'intelligenza artificiale sono gli strumenti dell'intelligenza artificiale che contribuiscono alla creazione e alla diffusione di contenuti falsi e fuorvianti. In un futuro immediato ci si può aspettare quindi una contrapposizione tra due tipi di intelligenza artificiale. Questa prima, che definirei cattiva, che contribuisce alla creazione di fake news e disinformazione, è un'intelligenza artificiale buona, con cui si può smascherare e si può fare quell'opera che una volta si chiamava di fact-checking. Sullo sfondo ci deve essere poi il comportamento degli individui, soprattutto dei giovani, che devono informarsi in modo servendosi di una dieta mediatica variegata e avendo uno spirito critico, non accettare passivamente le informazioni che ricevono. L'indagine ha evidenziato ottimismo, preoccupazione e necessità di una regolamentazione. Il panorama informativo e le nuove normative giocano un ruolo cruciale, con un'attenzione particolare alla sicurezza e ai diritti individuali. Sono dati per noi fondamentali, perché bisogna considerare come poi l'output tecnologico giunge all'opinione pubblica, giunge ai cittadini, quindi bisogna capire qual è il tasso di consapevolezza dei cittadini. Questo è un'importante ricerca che ci aiuta anche a perfezionare tutti i programmi di formazione di competenze che stiamo mettendo a terra. Noi abbiamo diversi canali sotto questo punto di vista attivi, stiamo investendo tantissimo, ad esempio sulla medicina stiamo investendo 311 milioni solo sul fascicolo sanitario elettronico per la formazione dei medici e degli operatori sanitari. Direi che tutto sommato, e con questo concludo insomma questa analisi molto succinta, siamo, cosa ci spiega Piepoli? Che siamo sulla strada giusta, cioè stiamo coinvolgendo il maggior numero di stakeholder, perché come dicevamo la tecnologia, in questo caso l'intelligenza artificiale, non ha connotati di destra o di sinistra, si concentra su questioni di banale buonsenso e quindi dobbiamo insistere sulla ricerca, dobbiamo insistere sugli investimenti e siamo quindi sulla buona strada. La fase che stiamo attraversando è una fase di grande propulsione, devo dire che l'Italia è attore molto attivo in questa propulsione europea e globale rispetto all'intelligenza artificiale. Non dobbiamo perdere di vista quello che è l'obiettivo finale, e cioè non dobbiamo perdere di vista il fatto che non dobbiamo osservare il fenomeno e accettare quello che succede, dobbiamo essere noi a regolare questa partita, noi direi quasi esseri umani, quindi dobbiamo gestire questa partita, e devo dire che l'eccellente lavoro che il governo italiano sta facendo, il sottosegretario Butti segnatamente, in tutto questo ci porta proprio in questa direzione. Il rischio principale che corriamo in questa dinamica è quello di abdicare al nostro ruolo di regolatori. Il fenomeno non va guardato, va regolato e poi guardato.